Benvenuti a tutti. Una nuova live con Fabio Adimari. Oggi parliamo delle batterie elettriche e batterie da motore elettrico, ho fatto un'abbreviazione, e parleremo soprattutto di questo perché con una discussione fatta prima proprio con Fabio Adimari abbiamo capito che non era possibile parlare di tutto, cioè batterie motore, batterie a servizi, batterie per i motori elettrici. L'argomento è talmente vasto, talmente lungo, talmente grande che sarebbe veramente difficile riuscire a fare una cosa come piace a noi, cioè dare delle informazioni adatte a tutti. E quindi niente, vi metto subito l'ospite che ormai dovreste già conoscere dall'altro video. Ciao Fabio. Buonasera, ciao Davide, buonasera a tutti. Bentrovati di nuovo. Fabio Adimari è un professionista, commercializza tutti i brand fondamentalmente di motori elettrici di prua, anche le relative batterie, ha una grandissima esperienza in questo campo e approfittiamo anche questa sera della sua compagnia per capirci qualcosa di più, cioè fare un po' di chiarezza su questo mondo che, visti i commenti, i post che si leggono un po' dappertutto, c'è tanta confusione. Ecco, noi cerchiamo di mettere un po' di ordine in questa confusione e ci aiutiamo con questa piccola diretta che spero piaccia a tanti. Beh, diciamo che è un argomento abbastanza delicato, ci sono tante cose da capire, tante differenze da spiegare. Ovviamente i clienti ogni volta ci chiedono le differenze tra un modello, tra un altro, tra una tipologia e un'altra. Quindi cerchiamo in questo video di fare un riepilogo generale delle differenze che ci sono tra le varie batterie e cerchiamo di far capire al meglio quali sono le scelte che poi magari il cliente deve fare alla fine. Assolutamente, assolutamente una cosa interessante. Bene, iniziamo allora con un discorso abbastanza generico, spieghiamo un po' quali sono le cose essenziali che differenziano le diverse tecnologie tra una batteria avviamento, una batteria servizi, una batteria al litio, una batteria quindi che serve per ciascuna batteria viene costruita per un uso suo, quindi non bisogna far confusione e bisogna avere le idee chiare su questo, perché sennò si rischia prima di tutto di rimanere scontenti, ma si rischia proprio di rimanere in panne, rovinare anche attrezzatura. Quindi cerchiamo adesso di approfondire un po' quali sono le grandi categorie di batterie e come bisognerebbe scegliere le batterie per le nostre esigenze. Esatto. Come hai detto giustamente tu, c'è una differenza sostanziale tra ogni tipologia di batteria. Diciamo che la batteria ognuna nasce per uno scopo specifico, quindi ovviamente per esempio una batteria per avviamento motore ha delle caratteristiche tecniche differenti rispetto a una batteria che solitamente si usa come batteria dei servizi in barca. Quindi nello stesso tempo le batterie per i motori di prua in questo caso che siano batterie a litio o comunque batterie GM devono avere determinate caratteristiche diciamo si utilizzano quasi esclusivamente per questo scopo. Quindi è importante dire soprattutto ai clienti che se uno deve installare il motore di prua, tutta quel che riguarda le batterie e l'alimentazione del motore è una cosa a parte rispetto alla batteria della barca. Quindi non si può pensare di collegare il motore di prua direttamente alle batterie che si hanno già in barca, perché capita spesso il cliente che dice: io ho già una batteria, due batterie in barca, collego il motore a 24 volt alle due batterie che ho. Assolutamente è la cosa più sbagliata da fare, sia come rischio, perché comunque i motori possono consumare tantissimo e buttare giù una batteria nel giro di due ore e nemmeno te ne accorgi e poi rimani in mare senza motore elettrico e senza motore principale. Nello stesso tempo diciamo che pure il collegamento del motore e tutto l'impianto non può essere fatto diciamo senza fare per bene le cose, perché si rischia ovviamente, come hai detto tu, problemi o comunque danni importanti. Sì, perché bisogna per esempio tenere sempre presente che è vero che questi motori funzionano a basso voltaggio, ma funzionano con grandissime correnti, cioè parliamo di correnti che arrivano anche a 50 ampere, e le batterie sono in grado di generare queste grandissime correnti. Questo vuol dire che se noi sbagliamo qualcosa e andiamo a mettere in cortocircuito
a qualsiasi batteria, ma soprattutto le batterie a litio, rischiamo veramente di causare incendi, problemi, a meno che l'impianto non sia fatto veramente a regola d'arte, cosa che vedremo un po' più avanti quando studieremo un po' come sono fatte queste batterie, anche per un po' spiegare quali sono eventualmente i rischi che si possono correre, che non sono così scontati e non sono neanche così elevati, mi sentirei di dire, soprattutto se andiamo a scegliere dei prodotti che forniscono delle garanzie. Cioè, per questo, io mi permetto di già dall'inizio a dire: non fate conto a prendere sempre il prodotto più economico o quello che trovate in Cina o nei progetti autocostruiti. Tutto si può fare benissimo, però i rischi sono tanti, sono cose delicate, vanno maneggiate in un certo modo. È molto meglio essere un professionista, una persona che abbia un'esperienza sulle spalle, che sa cosa sta facendo e come lo deve fare. Esatto, nulla di più giusto. Sulle batterie, soprattutto quando parliamo di batterie a litio, come vedremo dopo, non bisogna lasciare nulla al caso. Sicuramente, come diremo, i costi sono differenti dai costi delle batterie classiche, però dietro c'è tanto lavoro, c'è tanto studio e ci sono tante cose da valutare, e non si può semplicemente comprare il prodotto che costa di meno, perché là realmente si rischia di più, quindi bisogna valutare un pochino tutto prima. Assolutamente. Detto questo, se vuoi iniziamo con le slide, così andiamo avanti e parliamo un pochino di queste batterie. Allora, diciamo che abbiamo schematizzato in maniera molto, diciamo, semplice le due tipologie di batterie, quindi in base alla chimica come sono costruite, e possiamo fare due grandi gruppi, diciamo, il gruppo delle batterie al piombo, gel, che si... come sono... dimmi. No, sei mancato per 2 secondi, è mancata la linea. Ripeti l'ultima frase. Dicevo, ci sono due gruppi di batterie, quelle piombo gel e quelle a litio. Le abbiamo schematizzate qua. Le piombo gel sono le batterie classiche, come possono essere le batterie d'avviamento, sia della macchina che delle barche, e anche le batterie AGM, che sarebbero le batterie sigillate, che solitamente utilizziamo di più sulle imbarcazioni. E poi ci sono le batterie a litio, che qua abbiamo riportato solamente due chimiche di batterie a litio, quindi le LiFePO4 e le litio classiche, però in realtà ce ne sarebbero tantissime. Però in questo caso, nel campo dei motori elettrici, queste due sono le più utilizzate, quindi prenderemo in considerazione solamente queste. Detto questo, passiamo... a valutare innanzitutto il comportamento e tutto quello che c'è da dire sulle batterie classiche al piombo, al gel. Allora, i pro e i contro, qua li abbiamo schematizzati così. Sicuramente dal punto di vista a favore di questa tipologia di batterie è il costo della batteria stessa. La batteria, diciamo, per dare... delle informazioni in più, è che il costo di una batteria piombo AGM si aggira dalle 180 euro, diciamo, fino a un 300 euro su per giù, come costo della singola batteria. Parliamo di batteria 12 volt, solitamente da 100 ampere, che diciamo è quella più utilizzata per l'installazione dei motori elettrici. Come contro invece di queste tipologie di batterie abbiamo sicuramente il peso e l'ingombro, non da sottovalutare sulle barche, perché ovviamente soprattutto quando andiamo a parlare di impianti e motori a 36 volt dobbiamo considerare l'installazione di 3 batterie, come vedremo a breve, e quindi un peso che arriva anche a 90 kg in caso di 3 batterie AGM da 12 volt 100 ampere l'una, e l'ingombro ovviamente che occupano in barca, quindi bisogna avere lo spazio e gestire questo peso fisso che abbiamo sempre in barca. E poi di sicuro la cosa fondamentale sulle batterie classiche e al piombo sono la scarica profonda e l'usura del tempo, che sono i due tasti dolenti di queste tipologie di batterie.
purtroppo queste batterie soffrono tantissimo di questo, su questo tipo di utilizzo. I motori elettrici non abbiamo una fonte di ricarica continua, come può essere la batteria classica della barca che noi usiamo per l'accensione del motore, automaticamente l'alternatore andrà a caricare la batteria quando il motore è acceso. Su invece l'impianto dei motori elettrici di prua, noi abbiamo queste batterie ferme là che le utilizziamo solamente a scarica fino a quando finiamo la giornata di pesca. Quindi purtroppo la consideriamo una scarica profonda proprio perché andiamo a utilizzare quasi tutta l'energia raccolta nella batteria. Questo comporta purtroppo dei peggioramenti nell'usura nel tempo di questa tipologia di batterie qua. Allora, su questo vorrei dire anch'io qualcosa, due cose in più, sì, che mi sono state molto utili già dall'inizio, quando ho iniziato a lavorare sulle barche, quando ho iniziato ad occuparmi degli impianti elettrici e della scelta anche delle batterie. Ho visto in tante barche utilizzare, per esempio, le classiche batterie da camion, cioè barche anche abbastanza grandi, dove hanno montato due o tre batterie anche da 200 ampere, ma per avviamento, pensando di avere una capacità, quindi con tre batterie da 200 ampere, veramente una capacità di energia all'interno di queste batterie, tale da poter stare in pesca anche tutto il giorno. Il risultato è stato pessimo. Batterie per uso avviamento, per darvi dei dati generici, che comunque sono abbastanza simili tra tutti i vari tipi di batteria, una batteria d'avviamento può essere scaricata senza creare danni alla batteria per un massimo circa del 20-30% e siamo già abbondanti. Questo vuol dire che se io ho una capacità di 100 ampere posso consumarne soltanto 20, massimo 30. È come avere tre batterie da 30 ampere se ne ho tre da 100. La batteria d'avviamento non è fatta per essere consumata, serve per dare l'energia iniziale all'avviamento del motore. Questo vuol dire un impulso che può durare 5 secondi, 10 secondi, e dopodiché deve essere subito riportata in carica massima. Le batterie servizi, invece, che nascono proprio per fare questo tipo di servizio, possono essere scaricate mediamente fino a un massimo del 50%, ma nei modelli più buoni. Questo vuol dire che la batteria standard di cui parlavamo prima, la 100 ampere, ha una capacità di riserva di energia massima di 50 ampere. Considerate poi che una volta che abbiamo consumato questi 50 ampere della batteria, voi non potete rientrare con la barca a casa e lasciarla scarica per una settimana. Rovinerete inesorabilmente la batteria, perché si formano dei solfati sulle piastre e quando voi andrete a ricaricarla non riuscirete più a caricarla al 100%, ma vi fermerete al 90, al 95%. Potete ben capire che facendo questa cosa più volte, nel giro di 10, 15, 20 cariche, ridurrete tantissimo la capacità di questa batteria fino a diventare inutilizzabile. Non fate l'errore che magari con un tester voi andate a misurare la tensione sulla batteria e leggete 12.3 e dite, boh, questa batteria è ancora buona, è ancora funzionante. Non è detto. Bisogna provare nel momento in cui si fa la scarica della batteria, oppure bisogna usare dei tester appositi che misurano la resistenza interna della batteria. Questi tester hanno un programmino all'interno, si mettono i dati fondamentali della batteria e vanno a leggere effettivamente la capacità, se è in buone condizioni oppure no. Il solo voltaggio non è sufficiente. Verissimo, infatti proprio questa slide che stavo per commentare dice proprio questo qua, questo ragionamento che hai fatto tu. Queste batterie purtroppo utilizzate, diciamo, per i motori elettrici, volendo o no, le andiamo a rovinare nel tempo. Qua infatti vediamo questi due grafici, dove il primo ci fa vedere i cicli di vita, ovviamente in maniera generica, delle batterie
al piombo, dove vediamo che con una scarica del 30% tu avresti ipoteticamente 1000 cicli di carica e scarica della batteria. Andando invece ad utilizzare la batteria con una scarica che va anche al 50% della sua capacità, i cicli di vita passano da 1000 a soli 400. E così ancora diminuendo, più aumentiamo, diciamo, la discesa in tensione, quindi quello che utilizziamo realmente come capacità della batteria, più la andiamo a stressare, più i cicli di vita diminuiranno. E ovviamente di pari passo aumenterà l'usura nel tempo, quindi la batteria che verrà utilizzata con scariche che vanno al 50-80% della sua capacità, con il tempo, oltre a diminuire questi cicli di vita, andranno anche a perdere della loro capacità reale e iniziale che avevano queste batterie. Nel grafico e nella foto che vediamo a destra, questo è l'esempio lampante di una batteria 12 volt, una GM in questo caso, quindi diciamo migliore della batteria al piombo classica, però possiamo vedere, nonostante tutto, che portandola già al 50% della sua carica, quindi passando da un voltaggio di 13 volt iniziali, scendendo a già 12 volt, noi siamo già arrivati al 50% della sua capacità. E già, tra virgolette, la stiamo rovinando, perché, come abbiamo visto nel grafico di prima, siamo passati dai 1000 ai 400 cicli di carica e scarica utili di questa batteria. Ovviamente se scendiamo ancora di più di voltaggio, quindi andiamo a vedere anche un valore prossimo ai 12 volt, che per noi può sembrare un ottimo valore su una batteria, ma in realtà la stiamo già utilizzando troppo, la stiamo scaricando già troppo. Quindi questo ci comporta automaticamente un degrado della batteria e un'usura maggiore nel tempo. Quindi già sotto i 12 volt possiamo dire che la batteria si trova già sotto il 50% della sua carica reale, e quindi automaticamente dobbiamo un attimo allarmarci, e in quel caso se abbiamo quelle installate ovviamente continueremo ad utilizzarle, però sappiamo già che una batteria utilizzata in questo modo, purtroppo passato un anno, due anni, in base ovviamente poi all'utilizzo che se ne fa, è una batteria che non manterrà più la carica, e quindi automaticamente siamo costretti a sostituirla nuovamente se è una. Se un pacco a batterie, di tre batterie per arrivare ai 36 volt, di un motore a 36 volt, le dobbiamo andare a sostituire tutte e tre. Quindi ovviamente sono cose che dobbiamo valutare nel momento dell'acquisto. Questo è uno schema di collegamento molto semplice di una del pacco batterie per un motore a 36 volt. Quindi vediamo che ci sono le tre batterie classiche a 12 volt collegate in serie. Il collegamento in serie, come possiamo vedere, si collega il positivo di una batteria con il negativo dell'altra, e così via fino a quando usciamo con un positivo finale e un negativo iniziale, quindi uno dalla prima batteria e uno dall'ultima. Abbiamo in questo modo sommato, diciamo, i voltaggi e siamo arrivati ai 36 volt che utilizziamo per il motore di prua. Il circuit breaker che vediamo qua sarebbe il magnetotermico, che per questo tipo di batterie è obbligatorio, possiamo dire obbligatorio, installarlo, perché è l'unico sistema che ci può aiutare in caso dovesse succedere qualcosa, sia sull'impianto del motore, quindi sulla scheda elettrica del motore, sia se c'è un problema sull'impianto della barca e sulle batterie installate. Quindi assolutamente obbligatoria l'installazione di un magnetotermico. Ovviamente considerate che in un sistema a 36 volt, dove le tre batterie sono collegate in serie, abbiamo diciamo sommato i voltaggi delle batterie, ma questo non significa che andiamo a sommare la capacità. La capacità rimarrà invariata, quindi se abbiamo tre batterie da 12 volt 100 ampere collegate in serie, noi abbiamo un pacco batteria a 36 volt ma sempre da 100 ampere di capacità, quindi avrà sempre le stesse caratteristiche descritte prima per la singola batteria da 12 volt, quindi quei voltaggi e quella capacità da utilizzare in base alla scarica che si ha. Ecco, quello che posso aggiungere io, che bisogna infatti fare sempre un calcolo di qual è l'energia che abbiamo a disposizione in barca in funzione delle batterie che abbiamo scelto.
l'energia si svincola dal voltaggio e dall'amperaggio, perché è la moltiplicazione dei due. Mi spiego meglio. Tante volte vedo commenti, mi fanno anche queste domande, ma va meglio un motore 24 volt mettendoci due batterie da 100, se metto uno da 36 o tre batterie allora consumo meno? È molto semplice. Allora, voi prendete il voltaggio del motore, moltiplicate per il consumo massimo che ha questo motore e sapete qual è la potenza massima di questo motore, che può essere, per fare un'ipotesi, 500 watt, ok? Può essere a 36 volt, a 24 volt o a 12 volt. 500 watt sono. Solo che a 12 volt consumerà 10 ampere, anzi 20, 25 ampere. A 24 ne consumerà 12, a 36 ne consumerà, non lo so, 8, 10. Cioè, la potenza impegnata da quel motore in quel momento ha un certo valore. Questo valore può essere trasformato in volt e ampere. Più si aumentano i volt, più si abbassano gli ampere. Un'altra cosa che, per esempio, non viene spesso messa bene in risalto, a mio avviso, è che se io ho le batterie un po' distanti rispetto al motore, alimentarlo con un 24 volt, per esempio, o un 12 volt, cambia tantissimo. Perché a 12 volt io uso il doppio degli ampere per avere la stessa potenza. E questo vuol dire che ho il doppio della caduta di tensione sui cavi. I cavi, anche su distanze relativamente brevi, 3 metri, 4 metri, ma con correnti elevate, fanno una perdita di tensione non trascurabile. Dopo, verso la fine del video, vi mostrerò anche dove andare nel sito dove si può andare, che è gratuito online, per calcolare la sezione giusta dei cavi quando andiamo a fare gli impianti. Sezione esatto, che non c'entra solo con l'amperaggio massimo che va a scorrere sul cavo, ma c'entra tantissimo con la distanza. Cioè, se io ho un motore e una batteria alla distanza di un metro, mi basta un cavo sottile. Se ce l'ho a 10 metri, il cavo in teoria deve avere 10 volte questa sezione per avere la stessa caduta di tensione. Questi principi sembrano un po' complicati, in realtà per chi è esperto, per chi fa questo come professione, gli viene anche automatico calcolarli. Però ecco, sono informazioni che vorrei dare. Quando calcolate la potenza che avete in barca, avete, non so, ho letto prima un, per esempio, eccolo qua, e peso ingombro non sono un problema, le AGM si possono sovradimensionare. Ha due batterie da 230 ampere. Adesso lasciamo stare la durata di 5 anni, perché è un po' tutto relativo. E io ho anche esempi di batterie che sono durate anche 7 anni, ma posso anche dirvi che ho esempi di batterie che sono durate 1 o 2 anni. Cioè, quindi è un po' relativo il discorso. E per lavorare in questo caso in un modo, diciamo, corretto, mettiamola così, le batterie non dovrebbero essere scaricate più del 50%. Questo vuol dire che abbiamo circa 115 ampere per ciascuna batteria, volt e 12 volt. Se sono 24 volt, come in questo caso, ho 24 per 115, che sono, facciamo un conto tondo, facciamo per 100, così vi spiego ancora meglio, ho 2400 watt di potenza all'ora, stoccati, mettiamo così, in barca. Se il motore mi consuma 500 watt, ho 4 ore di utilizzo. Se ne consuma 250, ne avrò 8 ore di utilizzo. Cioè, è questo il calcolo che si deve fare. Due batterie da 230 ampere, che sono molto grandi, hanno una quantità di energia. Se io ne avessi 3 da 100, sarei quasi lì. Dovete fare queste moltiplicazioni per capire che avete un serbatoio con un tot riserva di energia all'interno e avete un motore che consuma un tot di energia. E dal serbatoio e dall'utilizzo voi capite quanto tempo riuscite a stare in pesca, tenendo sempre presente che non bisogna scaricare troppo le batterie. Esatto. Nel caso del gel, perché dopo vedremo che con altre tecnologie si possono fare scariche più profonde.
Ecco, questa è una piccola parentesi, scusami Fabio, ma volevo spiegare un po' questa cosa che può sembrare complessa, ma spero di essermi spiegato bene. Bisogna sempre moltiplicare volt per ampere, sia per quanto riguarda il motore elettrico, per capire quanto consuma, e anche le batterie, per capire che riserva di energia ho in barca. Esatto, infatti nel caso di questo utente che ha fatto scritto questo commento, sì, sicuramente magari nel suo sistema potevano funzionare due batterie da 230 ampere l'una, però come dicevo bisogna calcolare poi tutto il resto, nel senso che sarà sicuramente un motore a 24 volt quello che sta utilizzando, quindi non sarà una barca sicuramente enorme, quindi probabilmente è più piccola di 7 metri, e sta installando comunque due batterie da 230 ampere, batterie che solitamente si usano nei camion, nei camper, comunque installazioni dove non c'è questa problematica di spazio e peso, sicuramente sono due batterie che forse peseranno almeno 50 kg l'una, quindi sono 100 kg di batterie su una barca che magari sono 6 metri e mezzo, quindi è come portare una persona e mezza ogni giorno, salutiamo a Marco, e quindi bisognerà valutare anche questa cosa qua. Infatti in questo riepilogo diciamo che il sistema 36 volt, pigliandolo, salutiamo Flavio pure, un sistema a tre batterie da 12 volt 100 ampere per collegare un motore a 36 volt, ovviamente abbiamo 90 kg di batterie da tenere fisse in barca, lo spazio a disposizione per poterle installare e tenerle fisse, e poi ovviamente dobbiamo considerare, valutare sempre il sistema di ricarica di queste batterie. È normale che se abbiamo un pacco batterie costruito in questo modo è impensabile prendere 90 kg di batterie a fine pescata e portarla a casa a ricaricare. È normale che la dobbiamo ricaricare obbligatoriamente in panchina. Quindi avere un caricabatterie stagno da uso nautico a 36 volt collegato al pacco batterie, e quindi ovviamente poi cavo e tutto quello che serve per collegarsi alla banchina, alla colonnina che abbiamo in banchina. Ecco, e anche su questa cosa qua vorrei aggiungere una cosa che io ho notato, ho fatto dei test e devo dire mi sono trovato molto bene, e volevo proprio sapere cosa ne pensavi anche tu di questa cosa, Fabio. Tre batterie AGM in barca, e la barca di un mio amico, sempre caricate con un caricabatteria 36 volt, dopo circa un centinaio di cariche di uso, di cariche e di scariche, si è trovato le batterie che non erano più equilibrate, no? Allora, ho visto che ci sono prodotti in commercio che servono per equilibrare le batterie, però io mi sono inventato un sistema e volevo sapere molto anche il tuo parere su questa cosa qua. Si possono caricare tre batterie con tre caricabatterie da 12 volt caricando ciascuna batteria contemporaneamente, intendo, eh? Si può fare, e in questo modo siamo sicuri che le batterie vengono sempre singolarmente portate fino al massimo della carica. Io in questo modo ho risolto tanti problemi su tanti impianti. Ci sono anche aziende che invece vendono caricabatterie a 12 volt con tre uscite, quindi in quel caso hai un singolo caricabatterie con tre uscite a 12 volt separate per caricare le tre batterie. Separate anche di massa, attenzione, separate, non fate l'errore di utilizzare caricabatterie che siano con tre uscite, ma che lavorano con le batterie in parallelo, che hanno una massa in comune, non si può fare. Una volta una persona mi ha anche chiesto, ma perché non posso usare un caricabatterie da 12, le metto in parallelo, e quando invece uso il motore le uso in serie. Ogni volta devi staccare tutti i cavi. Esatto. In realtà lo potresti anche fare, ma diventa un lavoro impossibile, perché se le batterie sono già collegate in serie, tu non hai la possibilità di metterle anche in parallelo. Cioè, o fai una serie, o fai un parallelo, oppure le metti in cortocircuito e fai un danno della Madonna, perché salta per aria tutto. Quindi tre caricabatterie invece che non hanno la massa in comune, quindi anche economici, caricabatterie, io ho usato caricabatterie da 30 euro cada uno, quindi, ma singoli,
li uso sia per equilibrare le batterie e mi aumentano di molto la durata, perché il fatto di caricare di più una e l'altra invece lasciarla scarica è un casino, eh? Cioè nel tempo si va sempre a sovraccaricare quella che funziona meglio e quella che sta funzionando peggio rimane sempre un po' più scarica rispetto all'altra e quindi va ancora più scarica mentre se l'utilizza, cioè è un effetto catena che nel tempo ti distrugge la batteria che funziona peggio, ma ti distrugge anche quella che funziona bene. Infatti, è come se fossero dei vasi comunicanti, dove comunque il vaso più debole, quello più scarico, va a prendere l'energia dalla batteria più carica per cercare di equilibrarsi. Quindi, ovviamente, su un sistema a 36 volt c'è questo gioco delle batterie fra di loro per cercare di equilibrarsi. Nello stesso caso, nel momento in cui lo andiamo a caricare, anche in quel caso, con il caricabatterie a 36 volt detto prima, ci possono essere delle variazioni di carica anche sul pacco batteria stesso. Quindi magari ci sarà, se il pacco batteria rimane fermo per 2 anni, sempre per come è stato collegato, ci possiamo ritrovare a distanza di anni dove realmente abbiamo una batteria che ha sofferto di più a una carica più bassa rispetto a quella opposta nel pacco batteria che ha una carica maggiore. Questa è un'altra cosa da valutare anche nel tempo. Ecco qua, mi chiede del pannello solare. Ho fatto un video che trovate anche sul mio canale, sempre dove siamo adesso, in cui parlo di pannelli solari. Il problema è sempre l'energia che abbiamo a disposizione. Nelle migliori delle ipotesi, un pannello solare da 100 watt, anche che sia puntato più o meno sul tetto di un T-top, quindi che sia completamente insolato, eccetera, riesce a produrre mediamente 50, 40, 50, 60 watt. Non è che arriva a 100, dovrebbe essere tutto perfetto per averne 100. Se anche ne monto due e dovessi arrivare anche a 100 watt, cosa che è molto difficile, rispetto a un motore che mediamente, un motore da 36 volt, in ancora, quindi nel momento in cui sta consumando veramente poco, è intorno, diciamo, dai 5 agli 8 ampere di consumo, da quello che ho visto io almeno, per riuscire a mantenere la barca con un minimo di vento, e voi capite che 8 volte 36, stiamo parlando di 300 watt, rispetto ai 100 watt che ci arrivano dai pannelli solari. Quindi comunque andiamo a consumare di più rispetto di quello che riusciamo a generare. Esattamente. Una soluzione eventuale che ho vista fare su una barca è comprare quei generatori piccoli portatili della Honda, per intendersi, metterci 3 caricabatterie e collegare i 3 caricabatterie sulle 3 batterie o un caricabatterie da 36 volt e con quello caricare le batterie se uno ha proprio l'esigenza di stare tantissimo tempo in pesca, non avere magari il caricabatterie in banchina e quindi cercare di risolvere in qualche modo, tamponare in qualche modo la situazione. Però col generatore si riesce a fare una cosa del genere, con i pannelli solari è praticamente impossibile. Con i pannelli purtroppo, per come sono i consumi dei motori elettrici, si riesce a tamponare veramente poco. Possono essere utili nel momento in cui la barca la andiamo ad ormeggiare in porto, rimane ferma una settimana, magari dopo una settimana e ritorniamo in barca, possiamo trovare batterie cariche, quello magari sì. Però diciamo sono durante l'utilizzo riusciamo a caricare o compensare i consumi che ci vengono dal motore, è quasi impossibile. Oltretutto consideriamo che il motore a 36 volt, un pacco batteria a 36 volt, per essere caricato da pannelli solari significa dover arrivare a tensioni superiori ai 40 volt, quindi avere o 2 pannelli da 24 volt o 3 pannelli da 12 volt, cioè bisogna avere veramente tanto spazio per poi produrre veramente poca energia. No, beh, questo io per fare questa cosa qua sugli impianti a 36 o 24 volt ho risolto anche lì con 3 piccoli regolatori di carica. Cioè 3 pannelli solari, ogni pannello solare il suo piccolo regolatore di carica che va a agire su una batteria, ovviamente. Ecco. Anzi, è un buon sistema per tenere le batterie dopo, diciamo, a riposo in banchina, che rimangono sempre cariche, insomma. Quindi anche lì dopo ci sono diversi punti di vista e strategie, perché so che tanti dicono io preferisco
caricare le batterie dopo staccarle completamente dall'impianto, non caricarle più neanche col solare, proprio per evitare di fare dei cicli di carica e di scarica tra la notte e il giorno. Però, secondo me, questo è un discorso abbastanza relativo. Se la batteria è carica, le AGM, stiamo parlando di quelle, sta bene. Il problema è quando cominci a scaricarla al 10, 15, 20%, allora si può parlare di ciclo Esatto. di scarica, ma il Con, oltretutto, 1%, il 2% non è niente. se viene, rimane collegata a un regolatore di tensione, diciamo quello ti mantiene poi un voltaggio adatto per tenere la batteria sotto Mantenimento, per il esatto, mantenimento. il mantenimento. Quindi comunque non è una batteria sotto sforzo, sempre sotto carica, assolutamente. Non si rovina e non succede nulla in quel caso. Esatto. Allora, questa è una foto giusto per far capire, in un gommone, anche se un gommone è pure abbastanza grande, lo spazio necessario per installare tre batterie AGM per avere un pacco batterie da 36 volt. Quindi, come dicevamo prima, occupa quasi un gabone intero, sono 90 kg di batterie, e quindi poi bisogna bilanciare pesi in barca, bisogna valutare poi tutti i discorsi fatti prima di ricarica, impianto elettrico, eccetera, eccetera. Sicuramente è il discorso, è la scelta più economica che si può fare, però, come vedremo a breve, è economica adesso che le compriamo, ma nel tempo non è sicuramente la spesa migliore da fare, nel senso che ci ritroviamo dopo 2 anni, 3 anni, dipende quando l'abbiamo utilizzata, a dover ricambiare di nuovo tutte le batterie e rifare di nuovo tutta la spesa da capo. Cosa che invece non succede, ovviamente, se andiamo a parlare di batterie a litio. Batterie a litio, allora, schematizziamo come prima i pro e i contro delle batterie. Sicuramente, il vantaggio migliore delle batterie a litio è quello del peso e dell'ingombro. Quindi abbiamo un peso che possiamo benissimo dividere quasi per 3, rispetto a un pacco batterie dello stesso voltaggio e della stessa capacità, però fatto con batterie AGM. I cicli di carica e di scarica, quindi i cicli di vita della batteria, che sono molto più alti, quindi parliamo anche di 4.000, 5.000, 6.000 cicli di vita garantiti dai produttori delle batterie a litio. La profondità di scarica, come dicevamo prima per le AGM, scese sotto il 50% di carica, le batterie si stanno rovinando in maniera esponenziale, più scendiamo più si rovinano. Con la batteria a litio possiamo arrivare anche allo 0% di capacità residua nella batteria senza andarla a rovinare in maniera eccessiva, anche perché poi ne parleremo dopo, entrano in gioco le varie protezioni e schede di controllo della batteria che in realtà non la porteranno mai allo 0%, anche se noi leggiamo 0% sullo schermo della batteria. La capacità residua nel tempo è quella che diciamo non degrada come le batterie AGM, quindi non abbiamo una batteria che dopo 2 anni non mantiene più la carica, o comunque da 100 A è passata a 70. No, sulla batteria a litio diciamo che le percentuali di scarica delle celle è veramente nell'ordine del forse 2%, 3% dopo 3, 4, 5 anni. Quindi in realtà abbiamo una capacità sempre costante. E in ultimo la garanzia che ne parleremo dopo, non è da sottovalutare, ma sulla batteria a litio c'è una garanzia reale di 5 anni, 3 anni, 4 anni in base al produttore della batteria, che copre, diciamo, tutto quanto. La batteria AGM, per assurdo, se noi dopo 1 anno non mantiene più la carica, pure che la riportiamo dal nostro negoziante, non può far quasi nulla, né la possono sostituire perché non è un malfunzionamento della batteria. Anzi, al contrario, probabilmente è stata usata male, come abbiamo detto prima, e quindi è una colpa nostra, tra virgolette. Nei contro delle batterie a litio, ovviamente, c'è il prezzo, quindi sono sicuramente prodotti che costano 2-3 volte il costo di una batteria o di un pacco batterie, AGM, come abbiamo detto prima. E poi il discorso della pericolosità. Pericolosità con tanti punti interrogativi, perché poi ne parleremo.
diciamo, c'è questa diceria ormai comune a tutti quanti che la batteria lite è pericolosa. Sì, è pericolosa, però saputa utilizzare, installata bene, con tutto quello che rientra poi nel processo di produzione della batteria, eccetera, eccetera, vedremo benissimo che ha la stessa pericolosità di una qualsiasi altra batteria, anzi è pure meno pericolosa rispetto a tante altre cose che abbiamo in barca, come per esempio il serbatoio del carburante, che per noi sembra una cretinata, però in realtà abbiamo 100, 200, 300 litri di benzina sotto la seduta e non ci pensiamo mai. No, no, adesso con quello che costa la benzina ci si pensa molto spesso. La paura non è tanto che il fatto che possa esplodere, ma che se la bruciamo così per niente. Un'altra paura, siamo passati a un altro tipo di paura. Spieghiamo ancora un secondo a Raffaele che se il caricabatterie è buono o anche il regolatore solare è buono, questi sono intelligenti, sentono che la batteria è carica e da soli limitano la corrente. Una cosa assolutamente da non fare è mettere un pannello solare e collegarlo direttamente alla batteria. Cioè, là fottute, cioè, la batteria va fottuta veramente in tempi brevissimi. Esatto. Quindi, cioè, col regolatore, un regolatore decente, quando arriva a un certo livello di carica, automaticamente si stacca. Un'altra informazione importante, segnatevela, il regolatore di carica, i caricabatterie, non devono essere mai messi troppo lontani dalle batterie, perché se le batterie sono distanti dal regolatore di carica, il regolatore di carica non sente nel modo giusto la tensione della batteria e per lui la batteria è già carica, mentre magari non ha raggiunto i volt, o l'inverso, continua a cercare di alzare il voltaggio ma la batteria è lontana e non riesce a sentirla. Le distanze da tenere tra la batteria e il regolatore o caricabatterie di solito hanno già i loro cavi, quelli che invece hanno i cavi separati cercate di tenerli più vicini possibili, anche un metro e mezzo, assolutamente da evitare impianti con cavi lunghi 3-4 metri, perché rischiamo veramente di far dei danni e di non riuscire neanche a caricare bene la batteria, fondamentalmente. Infatti nel caso dei caricabatterie bisognerebbe tenere i cavi così come escono dal caricabatterie e attaccare alla batteria, quelli sono già regolati a una distanza tale da avere una lettura di voltaggio quasi perfetta rispetto a quello reale che c'è sulla batteria. Nel caso invece dei regolatori di carica dei pannelli solari, in quel caso sì, bisogna metterli più vicino possibile, risposta all'utente, non si rovinerà mai la batteria, perché come hai detto tu, fa lo stesso lavoro di un caricabatterie digitale, cioè è arrivata a una tensione che per lui è la carica massima della batteria, la terrà costante. Terra costante significa che il caricabatterie, il regolatore di carica va in una fase diciamo di riposo, dove legge solamente mantenimento, legge solamente il voltaggio della batteria. Se lui nota che nel corso di 3, 4, 5 giorni, una settimana o più, la tensione tende a scendere oltre un tot di percentuale preimpostato, diciamo, sul caricabatterie o sul regolatore, lui automaticamente andrà a riaccendersi per riportare la batteria al 100%. Quindi è una cosa automatica che farà lui, e quindi non significa che è una carica costante e continua solamente perché è attaccata alla batteria, non è assolutamente così. Un'altra cosa, anche questa segnatevela, i morsetti, i poli della batteria, i cavi delle batterie devono essere in ordine. Io ho visto degli impianti con i morsetti tutti ossidati, morsetti in ferro, zincato, la zincatura non esisteva più, c'era solo ruggine, i cavi ossidati per 20-30 centimetri all'interno della guaina. Queste situazioni non si possono tenere in barca, soprattutto quando si ha a che fare con motori elettrici che consumano un sacco di corrente. I cavi devono essere mantenuti bene. Le batterie vanno messe in un vano possibilmente all'asciutto, non deve essere un vano bagnato, non ci deve essere condensa all'interno o nebbia salina, perché quelle cose ossidano, ovviamente cavi, morsetti, non c'è più un passaggio di corrente ottimale
E abbiamo uno spreco di energia enorme, perché magari anche si scaldano questi morsetti se la corrente non passa bene. Abbiamo una caduta di tensione elevatissima sui cavi, perdiamo 2, 3, 4 volt sui cavi, che oltretutto, continuando a scaldarsi, possono anche sviluppare incendi o anche altri tipi di problemi. Quindi mi raccomando, manutenzione alle batterie, controllare se non sono di quelle sigillate, sempre se c'è il liquido all'interno, ma soprattutto morsetti, cavi e quant'altro deve essere in perfette condizioni. Pulitelo, inizio stagione, fate un controllo, non lasciate l'impianto elettrico così, perché rischiate di rimanere in panne e rovinarvi quei pochi giorni di pesca che ormai riusciamo a fare per impegni lavorativi e quant'altro, insomma. Esatto, poi soprattutto cercare di utilizzare sempre materiali di alta qualità, questo ci permette ovviamente di avere un minimo di manutenzione in meno, nel senso che se utilizziamo un cavo semplice in rame, ovviamente ha un'ossidazione molto più rapida rispetto a un cavo stagnato, quindi dobbiamo valutare. I cavi stagnati sono i cavi in rame bianco, per intendersi, quelli esatto. Hanno una resistenza molto più elevata. Posso aggiungere un'altra cosa? I cavi dell'impianto elettrico di casa, per esempio, non sono fatti per gli ambienti umidi o bagnati e non sono neanche resistenti, non sono olio resistenti, quindi assorbono l'umidità. Il PVC di quel cavo non è fatto per stare in barca, quindi evitate di andare nei negozi di elettricità per la casa e comprare lì le matassine da 2,5, 4 mm, 1,5 mm, come ho visto fare. Quei cavi lì hanno una durata nel tempo che è brevissima. Nel giro di 2 anni, 3 anni, il vostro impianto non funzionerà più. Bisogna utilizzare cavi che hanno la guaina resistente all'umidità, non assorbe umidità, resistenti agli olei, se ci sono i cavi che passano in sentina, e devono essere in rame bianco. Sono, per esempio, i cavi che vedete delle pompe, quando andate a comprare una pompa di sentina, vedrete che sono tutti in rame bianco. Quelli non si ossidano. Gli altri cavi hanno una vita brevissima in barca, veramente molto breve. Purtroppo, diciamo che molti impianti elettrici, anche dai cantieri stessi, non tutti utilizzano, diciamo, qualità eccelsa su questa cosa, sui cavi. Però diciamo che chi deve fare l'impianto elettrico, chi lo deve rifare, consigliamo sicuramente di utilizzare questo tipo di prodotti proprio per non avere questi problemi nel corso degli anni o comunque nel breve termine. Sicuramente una spesa maggiore, però si fa una volta e poi, diciamo, se ne gode di più alla lunga. Tornando sul discorso delle batterie al litio, qua possiamo vedere lo schema che diciamo semplifica e ci fa capire come i cicli di vita di queste batterie sono totalmente differenti rispetto a quelle di una batteria AGM o al piombo, diciamo. Dove avevamo visto prima che è una scarica che arriva all'80% di una batteria al piombo, si va un decadimento della vita delle batterie che va a finire quasi a nemmeno 200 cicli di carica, oltre ovviamente alla caduta in prestazione della batteria stessa. La litio, pur portandola a 80%, 100% di scarica, abbiamo comunque o ancora dei cicli di vita veramente elevati e comunque che nell'utilizzo nostro dei motori elettrici probabilmente non ci arriveremo mai, nel senso pure che scarichiamo la batteria al 100% e abbiamo ancora 2000 cicli di carica, significa che chissà per quanti anni ancora riusciremo a utilizzare la batteria senza alcun problema. Quindi questa è una caratteristica importantissima delle batterie a litio. Il sistema a 36 volt che abbiamo visto prima con le batterie AGM, con la batteria a litio invece abbiamo una singola batteria, quindi ovviamente abbiamo una dimensione ridotta, non abbiamo quel pacco batterie enorme da posizionare in barca, un peso di un terzo, diciamo, del pacco batterie, quindi varia dai 23 ai 38 kg mediamente in base alla tipologia della batteria a litio. La possibilità anche di ricaricarla a casa, perché proprio grazie a questo peso che c'è alla batteria
possiamo benissimo decidere di non caricarlo in banchina. Comunque ci sono i clienti che non hanno in banchina la colonnina di ricarica, o ci sono comunque anche dei porti dove vietano la ricarica delle batterie direttamente in banchina. Quindi in quel caso l'unica soluzione è avere una batteria litio 12, 24, 36, a fine giornata si stacca, si porta a casa e si ricarica. Ricordiamo un'altra cosa che non tutti sanno, comunque non si prende quasi mai in considerazione: su tutte le batterie, che siano a GM, che siano a litio, qualsiasi tipologia di litio e chimica che c'è dentro, la ricarica della batteria, per legge, diciamo per legge o per consiglio di qualsiasi casa produttrice, bisognerebbe farla sempre sotto la visione di una persona, nel senso che non bisognerebbe mai lasciare una batteria in carica in barca e lasciare la barca una settimana là. È consigliabile, o comunque si dovrebbe di prassi tenere la batteria sott'occhio anche nella fase di ricarica. Qualsiasi problematica che succede in banchina, noi non ci andiamo ad accorgere: si stacca un cavo, si stacca un morsetto dal pacco batterie, può succedere qualsiasi cosa. Oggi viene in maltempo e si staccano i fili, può essere qualsiasi cosa. In questo caso la batteria litio, portandosela a casa, diciamo che risolve anche questa problematica in più che c'è. Qua parliamo, diciamo, più o meno come è fatta la batteria litio. A differenza delle batterie GM, le batterie a litio sono formate da celle che possono essere di vario tipo. Noi prendiamo in considerazione celle cilindriche, prismatiche, che diciamo sono le più utilizzate e tra virgolette le migliori che si possono utilizzare sulle batterie a litio. Ci sono, diciamo, purtroppo in commercio anche prodotti batterie a litio con di dentro delle celle punch, che sarebbero le celle quelle a sacchetto, tipo le batterie dei cellulari. Quelle batterie sono la peggiore specie che si possono utilizzare, perché purtroppo soffrono tantissimo del problema del rigonfiamento della cella quando si fanno i cicli di carica e scarica, quindi diciamo anche le più pericolose tra virgolette. Quindi prendiamo in considerazione qualche batteria con celle cilindriche o prismatiche, come vediamo qua in foto. Poi come componentistica vediamo che ci sono i bus bar, che sarebbero praticamente i connettori tra i poli delle batterie, sarebbero quelle lamelle di connessione che possono essere o avvitate se hanno dei poli a vite, o saldate in caso di batterie che vengono saldate a laser o a stagno, in base a come sono fatte. I cavi di connessione, tutto quello che c'è per completare il pacco batteria dentro, e alla fine la cosa più importante, che vedremo poi nello specifico, è la BMS, che sarebbe diciamo il cuore pulsante della batteria a litio. Possiamo dire che ormai la BMS è come se fosse il processore di un computer. Fa una serie di controlli sulla batteria, che adesso vedremo nello specifico, e che a tutti gli effetti fa lavorare la batteria a litio e fa lavorare queste celle collegate in serie o in parallelo, in base a come è costruita la batteria, nel migliore dei modi, senza poi creare problematiche e creare, diciamo, anche problemi più seri sulla batteria stessa. La pericolosità delle batterie a litio. Diciamo che le cause della pericolosità, di quello che noi diciamo perché sono pericolose le batterie a litio rispetto alle batterie classiche, le cause che scatenano tutto ciò possono essere tre. Diciamo il cortocircuito, che è la cosa principale, che per noi è vedere praticamente quando andiamo a collegare positivo e negativo di una batteria. Sì, quello è il cortocircuito anche. Però molte volte noi andiamo a vedere video, ci fanno vedere video di batterie che vengono perforate, e là la batteria a litio può esplodere. La perforazione non è nient'altro che un cortocircuito, cioè viene creato un cortocircuito in maniera meccanica più veloce. Se noi prendiamo due celle a litio, colleghiamo per un istante positivo e negativo, non significa che abbiamo la detonazione della batteria, cioè non è che esplode all'istante come se fosse una bomba. È normale che il cortocircuito, per creare danni a una batteria, a una cella a litio, deve essere
un cortocircuito costante è mantenuto per tot minuti per arrivare fino alla totale distruzione della cella. Sì, bisogna dire una cosa. Mentre le batterie AGM hanno una corrente di scarica massima che può essere molto elevata, ma comunque minore rispetto a una batteria al litio, le batterie al litio veramente generano una corrente elevatissima. Questo vuol dire che se noi abbiamo dei cavi sottili, sottili vuol dire anche come un mignolo, cioè non sono proprio tanto sottili, e mettiamo una batteria al litio in cortocircuito, è probabile che questo cavo si fonda, da tanta corrente passa. Cioè, il problema è questo, che la batteria non è che è come mettere una batteria a stilo in cortocircuito, che può rimanere in cortocircuito anche un'ora, al limite si scalderà un po' la batteria. Lì c'è una quantità di energia che viene scaricata in breve tempo e tutta questa corrente che è in grado di generare la batteria al litio, se non è protetta dal BMS, dal Battery Management System, va a sciogliere, a far prendere fuoco i poli della batteria o il cavo che ci sta in mezzo. Se il cavo è molto grosso, in questo momento la batteria genera tantissima potenza e quella potenza si sviluppa sotto energia termica che va a scaldare la batteria. Si scalda molto fino a farla gonfiare e dopo eventualmente anche, fra virgolette, esplodere. Esattamente. Ecco, le batterie al litio sono pericolose per questo, perché sono in grado di generare correnti molto molto elevate rispetto agli altri tipi di batterie che sono, si autolimitano. Infatti esistono, io ho un avviamento, faccio ancora questa piccola parentesi, ho un power bank per avviare le macchine che si collega sulla batteria, che è piccolissimo, cioè è una scatoletta così, con le batterie al litio dentro, ed è in grado di fornire l'energia sufficiente a mettere in moto un motore diesel da 3000 di cilindrata per un tempo massimo di avviamento di 15 secondi. Dopo bisogna aspettare che si raffreddi e se lo può fare di nuovo questa cosa, ma è piccolissimo, cioè stiamo parlando di una cosa che ti sta in tasca, non una batteria grande così. È vero, è vero. Questa è proprio una delle peculiarità delle batterie al litio, diciamo, una delle caratteristiche è proprio questa qua, che può essere gioia e dolore delle batterie stesse. La domanda ho 2 Yaros 3625, carica batteria circa 3 metri. L'app della Yaros mi segna massimo 78%, può essere la distanza del funzionamento dell'applicazione? Allora, diciamo che può essere entrambe le cose. Nel senso che il caricabatterie è circa 3 metri, quindi probabilmente ha allungato lui i cavi del caricabatterie, quindi ritorniamo al problema che hai detto tu prima, magari l'applicazione però in questo caso è collegata alla BMS della batteria, quindi il caricabatterie per lui legge una tensione magari sbagliata, mentre quello che tu leggi dall'applicazione è il voltaggio reale, la capacità reale che c'è la batteria. Quindi diciamo può essere tutte e due la problematica, ma secondo me è più un problema dell'applicazione stessa, non della distanza del caricabatterie. Perché comunque può fare un test, cioè con il voltmetro vai a misurare la tensione di uscita del caricabatterie, vai a vedere la tensione anche sulla batteria e vedi un po' se c'è una caduta di tensione. Se il caricabatterie legge, faccio un'ipotesi, 40 volt, che dovrebbe essere la tensione di massima carica della batteria, e sul caricabatterie tu leggi 40 e dopo vai sulla batteria che è a 3 metri di distanza, vai a leggere 38, è chiaro che il caricabatterie più di là non va e le batterie comunque non si caricano. Inoltre può semplicemente capirlo anche così, se il caricabatterie si ferma, nel senso che dà come indicazione batteria carica e realmente invece tu c'è il 78%, significa che il caricabatterie ha letto una tensione diciamo massima dove doveva arrivare e quindi probabilmente è un problema dei cavi, come abbiamo detto prima. Se invece il caricabatterie continua a caricare ma tu non riesci ad andare mai oltre il 78% di carica, questo invece è un problema che può dipendere dalla batteria, nel senso può essere che una delle celle dentro la batteria si sia sbilanciata e quindi non riuscirà mai a raggiungere una percentuale superiore durante la carica. Quindi in quel caso ti consiglio di
prendere la batteria, caricarla normalmente con caricabatterie vicino e vedere se arriva al 100%. Se non ci arriva, allora sicuramente la batteria sarà da mandare in assistenza, perché quasi sicuramente ho un problema a una o due celle che sono sbilanciate. Come evitare questi problemi che abbiamo detto prima sulle batterie a litio? Il centro nevralgico della batteria è la BMS, Battery Management System, è il processore che gestisce tutto quanto quello che c'è dentro una batteria a litio. Quindi viene collegato, poi dallo schema si può capire, magari chi l'ha visto di persona è più semplice ancora, ma comunque diciamo c'è l'ingresso e l'uscita della tensione della batteria e poi ci sono dei vari cavetti di bilanciamento che vanno su ogni cella dentro la batteria a litio. Questa schedina praticamente tiene sotto controllo tutto ciò che succede dentro la batteria stessa. Quindi c'è da dire che ovviamente schede BMS di qualità superiore hanno determinate protezioni che magari BMS di pochi euro, perché si trovano anche sui siti cinesi BMS di 2 euro, che ovviamente non possono avere la precisione e la protezione che c'è una scheda BMS che costa 100-150 euro. Quindi anche quelle da valutare in base alla batteria che si sceglie e alla qualità della batteria stessa. Quello che fa la scheda BMS è questa qua, la protezione di sovratensione, cioè la BMS legge le tensioni delle varie celle. Se una delle celle o comunque tutto il pacco batteria arriva oltre una tensione prestabilita che c'è già la BMS impostata, lui automaticamente andrà a staccare l'alimentazione della batteria. Questo serve ovviamente nella fase di ricarica della batteria. Quindi noi prendiamo in esempio una batteria da 36 volt, che non è 36 volt il reale voltaggio, ma ipotizziamo sia per 36 volt, il caricabatterie è regolato male, non funziona bene, e cerca di mandare la batteria a 37-38 volt, per dire, automaticamente la BMS cosa fa? Va a tagliare la corrente in ingresso e va a mettere in protezione la batteria, proprio per evitare quel problema detto prima della sovratensione e tutto quello che poi ne consegue sulla batteria a litio. La stessa cosa, c'è la protezione per il cortocircuito, la protezione termica, quindi arrivata a un tot di temperatura interna alla batteria va a staccare l'alimentazione. Una protezione di carica e scarica, questo lo vedremo poi dopo sulla differenza tra le varie batterie, cioè una protezione che ti permette di caricare a un massimo di tot ampere la batteria e nello stesso tempo di scaricarla a un massimo di tot ampere, e il bilanciamento delle celle, che serve per bilanciare allo stesso voltaggio le celle che sono dentro la batteria. Questo è importantissimo perché è una batteria di poca qualità. Se non ha diciamo un bilanciamento ottimale delle celle, se non si usano delle celle di qualità elevata, può succedere che una cella, anche che ha 0,2 di voltaggio di differenza rispetto ad un'altra cella, non ti fa rendere al 100% la batteria per come dovrebbe. Quindi questa è di fondamentale importanza, proprio il bilanciamento della cella. Diciamo, questa l'ho intitolata terrorismo mediatico, perché purtroppo ormai parliamo sempre, vediamo su internet, soprattutto qua c'è una delle parole che si sono sovrapposte, vabbè, ma lo spiego io. Praticamente leggiamo sempre in giro su internet o comunque dai telegiornali, da tante cose, vediamo sempre queste auto che si incendiano, le auto elettriche che si incendiano. Diciamo che dobbiamo tutto ridimensionare nel nostro campo, nel campo dei motori elettrici, quindi non possiamo prendere in considerazione la Tesla che ha batterie dentro, che siano l'IFEPO 4, che siano litio NMC, quello che hanno, che pigliano fuoco durante la fase di carica o durante l'utilizzo, non è assolutamente paragonabile alla batteria nostra per il motore elettrico. Perché pure che noi prendiamo in esempio, come in questo caso, una batteria da 36 volt 100 ampere, diciamo la più potente, tra virgolette, tra le batterie per i motori elettrici, possiamo vedere che le potenze in gioco e tutto quello che c'è in gioco tra una macchina e il motore elettrico è totalmente differente.
un'auto elettrica lavora su voltaggi che vanno mediamente sui 400 volt, mentre noi lavoriamo a 36 volt, quindi è meno di un decimo di voltaggio. Le batterie delle macchine elettriche che arrivano anche a 100 kW di stoccaggio di carica, mentre noi abbiamo 3,6 kW su una 3600 volt. Ma soprattutto la cosa importante da tenere in considerazione, che sono le fasi critiche per tutto l'utilizzo della batteria, sono le fasi di utilizzo, di carica e scarica. Il consumo della batteria al litio per i motori elettrici, come abbiamo detto prima, un motore elettrico massimo potrà arrivare a circa 50 A di consumo. Questo significa che ha un consumo massimo a 36 volt di circa 1800 watt, 1,8 kW di consumo massimo che può avere il motore. Ovviamente, paragonato a un'auto elettrica che può consumare anche 30 kW durante l'utilizzo normale della macchina, capiamo bene che la potenza in gioco dell'utilizzo è totalmente diversa. Questa è la stessa cosa nella ricarica. La ricarica fast delle macchine elettriche, che arrivano anche a 250 kW, proporzionata ai nostri caricabatterie da 10 A, che sono 300 W, rispetto a 250.000 W, stiamo parlando di potenze totalmente differenti. Tutto questo per dire cosa? La differenza è che, avendo ovviamente voltaggi molto più elevati, capacità molto più elevate, correnti in gioco, in carica e in utilizzo della batteria totalmente differenti, la scheda famosa BMS di cui abbiamo parlato prima ha delle potenze in gioco totalmente diverse. Questo cosa significa? Che ovviamente se succede qualcosa nella fase di ricarica di una macchina elettrica con 250 kWh che stanno entrando nel pacco batterie, la scheda BMS, per quanto può essere di ottima qualità, ovviamente ha dei tempi di reazione e anche un funzionamento di per sé proprio fisico della scheda che può stopparle entro tot, o comunque nemmeno riuscire a stopparle, per quanto infatti poi succedono gli incidenti, gli incendi e roba varia. Sui motori elettrici, una batteria per motore elettrica, diciamo che le tensioni in gioco, le capacità in gioco, i consumi che abbiamo sono un decimo, un ventesimo in meno rispetto a una macchina elettrica, quindi è normale che dobbiamo proporzionare il tutto. Sì, ma io direi che è la stessa differenza tra un cellulare e un motore elettrico, cioè il salto è uguale, cioè ormai bisogna stare attenti a tenere il cellulare in tasca. Esatto, e non ci facciamo problemi. Per quanto realmente la batteria che c'è nel cellulare, una batteria agli ioni di litio della tipologia punch, è quella più pericolosa perché si gonfia, ricordiamo i famosi Nokia che si gonfiavano e si aprivano, perché quelle tipo di batterie sono le più pericolose da utilizzare. Eppure, sì, sono successe sicuramente delle problematiche nel mondo, qualcuno è esploso durante la carica, eccetera, eccetera. Però diciamo che nella normalità non dovrebbe succedere, e il cellulare lo teniamo tutti i giorni nell'orecchio, quindi non dobbiamo preoccuparci relativamente in generale dal litio, perché lo vediamo come la bomba atomica che abbiamo in macchina. La cosa molto importante invece, che adesso vedremo, è tutto quello che c'è intorno alla batteria al litio, ovvero... su questa slide un attimo avevo inserito la differenza tra le due chimiche di batteria litio che sono le più utilizzate attualmente, che sono le ioni di litio NCM e le LiFePO4. Praticamente quello che cambia tra le due è la composizione chimica che c'è dentro la batteria. Quindi il catodo della batteria di una è con nickel, cobalto e manganese, mentre l'altro è ferrofosfato. Quindi diciamo è puramente una cosa chimica. Però cosa cambia tra le due batterie? Che le batterie agli ioni di litio NCM sono quelle che attualmente sono le più utilizzate per quanto riguarda la mobilità. Quindi bici elettriche, auto, monopattini, qualsiasi cosa che riguarda la mobilità, si utilizza solitamente questa tipologia di litio. Perché?
perché questa tipologia di litio permette di avere delle celle a litio che hanno un 70% in più di densità di corrente che possono immagazzinare in una energia. Esatto, di energia che può immagazzinare una singola cella. Quindi questo automaticamente significa un peso ridotto del 70% e delle dimensioni più piccole. È normale che se noi andiamo a prendere un bacco a batterie fatto da batterie LiFePO4 da 100 ampere, diciamo così, messo su un monopattino non camminerebbe nemmeno per quanto pesa il pacco batterie. Quindi è normale che automaticamente si sta andando sempre di più, come si vede dallo schema, a crescere questo, diciamo, questa tendenza a utilizzare quest'altra chimica delle batterie, che, ripeto, come abbiamo detto prima, molti vedono come una chimica pericolosa, però in realtà la pericolosità la fa il prodotto stesso, come è fatto, come è costruito e quello che c'è dentro il prodotto di per sé. Le batterie, entriamo nel mondo della scelta della batteria. La batteria, solitamente il cliente dice: guarda Fabio, ho visto la batteria che costa 3.000 euro. Nel mercato cinese la stessa batteria, stessa tra virgolette, voltaggio e capacità dichiarata dall'azienda cinese che la vende, è la stessa, però costa un terzo rispetto alla batteria venduta in Italia dai brand più conosciuti. Allora, diciamo che le batterie cambiano totalmente sia per quanto riguarda quello che c'è dentro la batteria di per sé e sia tutto quello che c'è intorno alla batteria, nel senso che l'assistenza e la riparazione può sembrare una cretinata sulla batteria a litio, invece è da prendere in considerazione molto di più rispetto alla batteria classica GM. Questo perché, proprio perché abbiamo parlato della schedina BMS, essendo un controllo elettronico che c'è dentro la batteria, come tutti i dispositivi elettronici, può creare problemi, quindi può bloccarsi, può andare in protezione, può esserci un cavo di bilanciamento che non funziona, che è staccato, si è distaccato, si è dissaldato. Quindi qualsiasi intervento che va fatto sulla batteria, se non ci abbiamo dietro alle spalle un'azienda che può dare un'assistenza, una riparazione sul prodotto, abbiamo comprato un prodotto che si rompe e lo possiamo andare a buttare, semplicemente, come spesso è accaduto per i clienti che hanno purtroppo comprato batterie in Cina direttamente. La garanzia e le certificazioni, ovviamente, di pari passo con l'assistenza, nel senso che i marchi conosciuti offrono una garanzia europea, italiana, quello che è, di 3, 4, 5 anni in base alla batteria, e delle certificazioni che realmente in Europa vengono fatte, non stampate al foglio come facevano con le mascherine al Covid, che stampavano il foglio e sono certificate e poi erano pezzi di carta. Sono certificazioni fatte da enti europei che certificano le batterie in base a come sono costruite e in base alle norme che ci sono in Europa, quindi con marchio CE, marchio Roche, eccetera, eccetera, per la costruzione, l'utilizzo e la componentistica utilizzata sulle batterie. I metodi di assemblaggio, ovviamente, è importantissimo perché, come hai detto tu prima, una batteria collegata con dei cavetti da 10 centesimi sottili come un capello ovviamente costerà di meno, però è normale che sarà una batteria costruita male che nel tempo porterà problemi, si brucerà, non funzionerà, eccetera eccetera. Il grado delle celle, questa è un'altra cosa che nessuno ne parla perché purtroppo non viene dichiarato da nessun produttore. Si classificano solitamente come grado A, grado B. Cosa cambia? Il mercato cinese ha avuto un'espansione enorme sul discorso delle batterie a litio. Questo cosa ha comportato? Che ci sono ormai sul mercato una marea di celle a litio che sono di grado B. Grado B significa batterie che vengono prese da pacchi batterie utilizzate per auto, muletti, grande movimentazione, può essere qualsiasi cosa, disassemblate, prese le singole celle e rivendute sul mercato. Tu questo purtroppo non lo verrai mai a sapere se non facendo dei test sulla batteria stessa, ma che quasi nessuno riuscirà a fare a casa se non ha una,
una strumentazione apposita per farlo, ma ci sono quindi batterie, diciamo, usate, tra virgolette, che hanno sicuramente dei cicli di vita molto inferiori rispetto a una batteria di grado A, che sarebbero le batterie nuove. Quindi anche quelli che dicono, io vado su AliExpress, Alibaba, mi compro 4 celle al litro, me le assemblo da sole, mi costano 150 euro e ho fatto il mio pacco batterie, non sai mai che batterie stai comprando, anche in quel caso, che celle stai comprando. Probabilmente stai comprando delle celle usate o comunque di scarsa qualità. Infatti, ritroviamo quasi sempre i clienti che hanno comprato questo tipo di batterie che ci dicono, guarda, noi ho comprato questa batteria da 100 ampere, però realmente mi dura molto di meno rispetto a quella batteria. Oppure dici, io ho fatto dei conti con la pinza attaccata e ho scoperto che invece di 100 ampere la batteria realmente me ne sta dando 50, me ne sta dando 60 al massimo. Quindi questa è una cosa che succede quasi a tutti i brand cinesi o comunque quei prodotti che costano poco e si possono comprare in Cina. Dichiarano 100 ampere di capacità, di dentro realmente ci sono celle che sono da 50 ampere. Molti allora, non si accorgono. Io su questo posso dire una cosa ancora in più. Io non è che sono di principio contro ai prodotti cinesi, anzi, assolutamente, io sono per il libero commercio e dico, il prodotto uno se lo può comprare dove vuole. Però ci sono alcuni prodotti che sono più facilmente controllabili e gestibili e hanno un livello di sicurezza che è classico, cioè se io devo comprare delle chiavi inglesi, per dire, il metallo sarà diverso, dureranno molto di meno, eccetera, però rischio poco alla fine, no? Cos'è? Una chiave inglese, invece di stringermi 1000 dadi, me ne stringerà 200, ma forse per l'uso che faccio io bastano 200, forse già 100 avrà finito la sua vita, perché non è che ho da stringere dadi tutti i giorni. Le batterie sono una cosa un po' più diversa. Però anche a questo punto le batterie posso prenderle in considerazione, comprate su AliExpress, ma da chi? Da chi è un professionista, cioè che è in grado effettivamente di poterle valutare, sia in fase d'acquisto che in fase di costruzione e assemblaggio. Dico di più, anche le batterie che vengono vendute in classe A ci sono di tantissimi livelli diversi. Le stesse batterie a stilo che noi andiamo a comprare in negozio, quelle ricaricabili, per esempio le vecchie nickel cadmio, esistono in tantissime versioni la stessa batteria e le fabbriche addirittura selezionano già le batterie a seconda del livello e dove devono andare. Io facevo gare con le macchine elettriche radiocomandate quando ero piccolo, quando avevo 18 anni, e mi ricordo che i nostri pacchi batterie erano selezionati, cioè selezionavano 5.000 celle per tirarne fuori 7 con i valori simili. Esatto. E la stessa cosa si dovrebbe fare sulle batterie di questo tipo. Cioè, devi avere la batteria che abbia una resistenza interna simile alle altre celle. Le caratteristiche di tensione di carica massima deve essere simile alle altre celle. Allora, questa cosa non dico che è impossibile da fare, però dimenticate di farla se non siete dei professionisti o dei tecnici del settore, perché è molto pericoloso mettere due celle con caratteristiche diverse. Va a finire che una viene sovraccaricata o sovrascaricata e il prodotto finale vi durerà nel migliore dei casi molto poco, nel peggiore può crearvi veramente dei problemi seri in barca, anche con principi di incendi, cose, anche se le LiFePO 4 non hanno grossi problemi da questo punto di vista, però torno a ripetere, la capacità finale dopo ne risente sicuramente. Quindi si può fare, non è impossibile, però bisogna farlo con una certa coscienza e una certa capacità. Esatto, anche perché molti sento dire, guardi, io compro comunque celle LiFePO 4 quindi sto tranquillo. Assolutamente no, la differenza è che quella chimica non prende fuoco, ma non è un reale vantaggio nell'utilizzo nostro nautico. La batteria che non prende fuoco, ma che dà un'uscita in vapore,
che arriva a 350-400 gradi in un gavone della barca, anche se non c'è la fiamma viva, te la bruci immediatamente la barca. Quindi non è che solo perché abbiamo la batteria l'IFEPO 4 ci mettiamo e la costruiamo da sola a casa, perché tanto anche se succede qualcosa non prende fuoco, assolutamente no, perché è pericolosissima nello stesso identico modo come possono essere pericolose tutte le altre. Sviluppa delle tensioni pazzesche. No, quei giochetti là vanno fatti da professionisti. Infatti tanti anche mi hanno sollevato l'obiezione: sì, ma tanto le batterie che vai a comprare nel negozio eccetera magari sono fatte in Europa con elementi cinesi. Sì, però questa cosa bisogna capirla bene. Esatto. Gli elementi cinesi selezionati e messi in un certo modo, costruiti in un certo modo, assemblati in un certo modo, con determinati prodotti che vengono a loro volta garantiti perché collaudati e provati, hanno una sicurezza che è intrinseca al prodotto stesso. Anche l'iPhone viene tutto prodotto in Cina. Esatto. Chi si sogna di dire che l'iPhone è un prodotto pericoloso, o si potrebbe Infatti, anche essere pericoloso. La differenza che noi dobbiamo fare non è il prodotto fatto in Cina o comunque con prodotti cinesi dentro. No, non è quello là il problema. Il problema è il prodotto comprato in Cina da un'azienda che non ha nessuna certificazione o ti dà certificazioni fasulle, che le assemblano in maniera senza nessuno schema logico, comunque andando a risparmio, perché questo è il reale vantaggio, tra virgolette, per chi compra queste batterie, andare a risparmiare, ma in realtà si sta comprando un prodotto pessimo. Quindi non è il problema che sono fatti in Cina. Sono fatti in Cina, ma fatte male, fatte a risparmio, utilizzando componenti di scarsa qualità e quindi rischiose automaticamente. Perché anche le batterie dei migliori brand, è normale che dentro hanno celle, come dici tu, fatte in Cina, perché il mercato del litio è al 99% un mercato cinese, cioè non abbiamo nemmeno in Europa una fabbrica di batterie al litio, quindi è normale che arrivano tutte di là. Però capisci bene che fare una batteria da 36 volt dove andiamo a prendere 9-12 celle che abbiano la stessa impedenza, la stessa resistenza, la stessa capacità, lo stesso bilanciamento, è ben diverso che comprare 9 celle così come le compriamo su AliExpress, che non sappiamo cosa sono, come sono fatte, e le accoppiamo semplicemente. Nelle aziende che producono le batterie, noi vediamo tavoli, dopo farò vedere una foto, dove ci sono di sopra 100 celle. Su quelle 100 celle sono classificate tutte quante in base alle caratteristiche che c'ha una a una la cella, e poi le vanno ad accoppiare 4, a 6, 8, 9, in base a come è fatta la batteria, accoppiarle con gli stessi valori per ogni cella, perché sennò alla fine si avrà un risultato scadente o comunque si avranno problemi a lungo andare. Quindi il mercato cinese va visto sotto questo altro punto di vista, non sui componenti, perché magari i componenti possono venire tutti di là, ma prendere il prodotto finito fatto in Cina da un'azienda sconosciuta è comprata e pagata un quarto di quanto costa un prodotto europeo o comunque di un marchio europeo blasonato, siate sicuri che non ha la stessa qualità, non ha le stesse certificazioni, non ha la stessa sicurezza di un brand conosciuto. Questo diciamo che vale un po' per tutto, ancora di più sulle batterie a litio. Prova ne sta che se noi parliamo di top brand per le batterie a litio, vediamo che a parte SH Lithium e Yarosel, dove sono prodotti fatti in Europa, anche Zenith o Victron sono batterie fatte in Cina, ma stiamo parlando di batterie top quality, cioè aziende che producono batterie a litio o batterie a GM con standard e qualità a livello top. Quindi non dobbiamo in questo caso preoccuparci che è stata fatta in Cina, perché noi abbiamo alle spalle l'azienda, e l'azienda è quella che ci garantisce una qualità e ci garantisce una sicurezza del prodotto che stiamo comprando. Come hai detto tu prima, per un iPhone, noi compriamo un iPhone, ma c'è scritto Made in Cina, cioè era scritto Made in Italia, alla fine noi non cambia nulla, e alle spalle abbiamo un'azienda seria che ci certifichi i prodotti che stiamo acquistando. Quindi in questo caso il Made in Cina
possiamo prenderlo tranquillamente in considerazione perché abbiamo alle spalle aziende top a livello mondiale per questo tipo di batterie. È normale che purtroppo nascono tantissime aziende satellite in Italia che comprano il prodotto in Cina, quindi risultano sulle etichette leggiamo Made in China, leggiamo Made in PRC, Repubblica Popolare Cinese, arrivano in Italia, stampano l'adesivo Davide Batterie, lo attaccano di sopra e vendono il loro brand di batteria litio. Comprare quel tipo di batteria equivale ad andare da soli su AliExpress, comprarcela da soli e senza avere l'adesivo Davide di sopra, ma è la stessa identica batteria. Quindi, capisci bene che sono due mondi totalmente diversi e purtroppo molti non lo sanno questo e molti basano tutto sul prezzo. Dicono, ma no, tanto i componenti sono cinesi, perché andare a spendere il triplo? E purtroppo questo è il ragionamento che si fa. Fabio, solo l'unica cosa, dobbiamo accelerare un po' perché a Sì, questo ritmo. abbiamo quasi finito. Qua vabbè, avevo schematizzato, diciamo, i brand maggiori che ci sono adesso. Qua ci sono un po' le foto di queste batterie che abbiamo visto, quindi la SH, la Yaris, la Sinistra, la Zenith e la Victron che abbiamo preso in considerazione, la GM semplicemente perché la Victron fa pure serie a litio, però attualmente mi pare che fanno solo delle 12 volt, quindi non sono andate sulle 24 e 36. Qua mi sono permesso di inserire delle slide sul marchio SH Litium perché sono felice e diciamo contento del lavoro fatto con questa azienda perché siamo riusciti ad arrivare diciamo, negli ultimi 3 anni ad essere il prodotto più venduto sul mercato italiano e tra i primi del mercato europeo. Quindi questo è un grande vanto che mi sento di dire a tutti perché diciamo, abbiamo creduto in questi prodotti e a differenza di tanti altri prodotti validissimi come abbiamo detto fino ad ora. Sono batterie costruite in Francia e sono batterie costruite per l'utilizzo dei motori elettrici, cioè nascono per questo utilizzo e non si possono utilizzare queste serie qua per tutti gli altri scopi. Adesso spiegherò il perché, cosa cambia, diciamo, da queste batterie rispetto alle altre. Qua, diciamo, vediamo per esempio nella sala di assemblaggio dell'azienda, come dicevo prima, sul tavolo ci sono centinaia di batterie di celle a litio. Sono tutte classificate in base alla resistenza, in base al voltaggio, e vengono poi creati i pacchi batteria, come abbiamo detto prima, diciamo prendendo quelle più simili tra di loro per creare il pacco migliore. La differenza che ha adesso questa azienda rispetto alle altre è che riesce a fare anche le saldature a laser, che è una cosa che abbiamo visto solamente nelle grosse aziende in Cina fino ad ora. Penso sia l'unica azienda europea a fare saldatura laser sui pacchi batteria. Quindi questo velocizza il processo di produzione, automaticamente aumenta anche gli standard qualitativi della batteria. Dopo una saldatura laser c'ha dei problemi ridotti in percentuale, veramente qualche punto percentuale rispetto a una saldatura laser o rispetto a un polo a vite che può essere avvitato semplicemente sulla batteria. Questa, diciamo, è una vista di come è di dentro una batteria. Di solito non si vede mai, però qua l'ho voluta mettere proprio per far vedere bene o male come è costruita lì dentro una valigetta di queste trasportabili, dove ci sono le celle, tutti i vari cavi di collegamenti, cavi per bilanciare le celle, eccetera, eccetera. Un altro punto fondamentale di questa azienda è la possibilità di poter personalizzare le batterie. Personalizzare nel senso che qua si intravede questo tappo giallo, su ogni batteria si può chiedere per esempio una presa stabilizzata a 12 volt, anche se è una batteria a 36, perché magari vuole alimentare anche l'elettronica di bordo dalla stessa batteria. Quindi abbiamo per esempio una batteria a 36 volt dove abbiamo l'attacco a 36 volt per il motore elettrico, l'attacco a 12 volt per quanto riguarda l'alimentazione dell'elettronica o per i mulini elettrici. O addirittura si ci può mettere l'attacco USB se uno vuole caricare un cellulare, una qualsiasi cosa per chi fa campeggio, per chi fa carp fishing che magari usa le batterie anche nella tenda. Insomma, si possono personalizzare in tutte le cose.
le differenze che fa questa, che ha questo brand rispetto agli altri sono riepilogate qua. Diciamo, non necessita di un impianto elettrico. Questo è vero, perché a differenza delle altre batterie, queste batterie qua non hanno necessità di avere il magnetotermico fusibile sulla linea di alimentazione. Cioè si può collegare direttamente il motore alla batteria stessa. Questo perché la scheda BMS interna alla batteria è una scheda BMS marchiata SH Lithium, quindi che si sono fatti costruire su misura loro, con le loro caratteristiche, che prevede anche una limitazione nella fase di carica e di scarica. Le batterie a litio che abbiamo visto degli altri brand, diciamo che nascono molte per un utilizzo anche diverso, come per esempio il fotovoltaico. Là ci sono, sono delle correnti in gioco totalmente differenti. È normale che se le utilizziamo nei motori elettrici dobbiamo prendere in considerazione delle, alcuni sistemi di protezione come il magnetotermico, proprio per non avere rischi poi sull'impianto elettrico della barca. Invece, avendo una batteria nata per il motore elettrico, noi praticamente possiamo già collegarla direttamente alla batteria senza dover fare impianti elettrici, magnetotermico, eccetera, eccetera, perché verrà già gestita al massimo della, diciamo, delle caratteristiche che deve essere come è fatta la batteria. La batteria ha garanzia di 5 anni sulle celle, sono leggere e ricaricabili a casa, quindi la valigetta si può tranquillamente portare a casa, ricaricare senza dover lasciarla in barca, collegata in banchina, eccetera, eccetera, proprio perché hanno un peso ridotto, è una, diciamo, molto più semplice staccarla e portarla a casa. La certificazione c'è, europea, per trazione nautica, una delle poche, come dicevo prima, le altre sono per stoccaggio solare, eccetera, eccetera, invece queste sono proprio per uso di trazione nautica. La riparazione e l'assistenza, la cosa fondamentale su queste batterie, come dicevo prima, abbiamo sia un'assistenza italiana per quanto riguarda problematiche, diciamo, semplici da poter risolvere direttamente qua, o nell'eventualità una problematica più grande, come per esempio una saldatura lì a laser che non va bene, va rifatta, in quel caso si manda in Francia. In Francia, avendo un'azienda che le producono loro là, possono smontare al 100% la batteria e ricrearla da zero. Quindi qualsiasi problematica sulla batteria può essere sostituita, può essere riparata e ti viene rispedita la batteria. Il rapporto qualità-prezzo è quello che ha contraddistinto, diciamo, questo marchio rispetto a tutti gli altri. Ovviamente è una rete di rivenditori che ringrazio anche io personalmente, che in Italia diciamo, svolgono il loro lavoro, e grazie a loro siamo arrivati ai vertici, diciamo, del mercato delle batterie a litio per i motori elettrici. Quindi questa era una piccola parentesi che ho voluto fare su questo brand qua. Una domanda specifica che ci fanno sempre tutti, e poi abbiamo quasi finito, penso, è il discorso della durata della batteria. Come scegliere la batteria e quando ci durerà la batteria elettrica sulla barca? Diciamo che possiamo semplificare chiedendo sempre al cliente: lo utilizzerai soprattutto per ancoraggio o lo utilizzerai per uso traina? Questo perché in ancoraggio, come hai detto tu, i consumi possono variare magari 2, 5, 8 ampere ora. Quindi anche una batteria da 50 ampere per il cliente che dice che fa magari la mezza giornata di pesca, può andare benissimo anche una 50 ampere. Invece il cliente che vuole utilizzare la batteria soprattutto per un utilizzo di traina, in quel caso la 50 ampere è quasi diciamo da escludere a prescindere, perché con i consumi che abbiamo a traina una batteria da 100 ampere può durare da un minimo di 3 o 4 ore a arrivare anche a 10 ore o più. Però considerando un consumo reale, magari non dico tenendo il motore al 100% della potenza dove consuma 50 ampere, ma tenendolo anche a 3 quarti, magari 7 su 10, un motore che consuma 30 ampere costanti per tenerti a un tot di velocità anche controcorrente, con vento, eccetera, eccetera, è normale che una 100 ampere la riusciamo a consumare anche in 3 o 4 ore di utilizzo traina.
nella giornata di mare calmo, non c'è vento, non c'è scarrocci, eccetera, eccetera, ovviamente può durare molto di più perché fa molto meno sforzo il motore. Cosa che consiglio sempre, di solito le batterie hanno anche un sistema Bluetooth che ti dà il consumo istantaneo, gli amperi, i volt, eccetera, ma esistono anche degli indicatori di tensione corrente che usano il shunt per controllare quanto stai consumando per le batterie più semplici, che va assolutamente posto sul quadro, sulla console della barca per tenere sotto controllo i consumi. Ecco, esatto. Cioè, magari potete accorgere che se andate a 3 nodi vi consuma, faccio un'ipotesi, 35 ampere. Se andate a 2,5 nodi, ve ne consuma 15, 18. Cioè, esatto. Delle piccole differenze di velocità, quando la velocità comincia a crescere, vuol dire moltiplicare per 2 anche i consumi. Quindi avere un sistema che ti permette di controllare il consumo istantaneo di quel momento della batteria, ti permette di regolare un po' la velocità, non tanto con la velocità della barca, ma in funzione di quanto stai consumando di batteria. Esatto, e quando consiglio... te ne serve, poi magari durante la giornata pure. Sì, no, se so che devo trainare 8 ore e so che ho 100 ampere disponibili, allora cercherò di stare, diciamo, sugli 8 ampere ora, perché se ne consumo 20, dopo 5 ore sarò a secco. Se ne consumo 50, dopo 2 ore sarò a secco. Allora, non andiamo tanto a guardare la velocità sul nostro strumento, andiamo a guardare invece il consumo del motore. E dopo la velocità sarà il risultato di quello che possiamo avere. Ecco, questa è una strategia, secondo me, da tenere in pesca, da non sottovalutare. Si può fare, non può cambiare la logica. Esatto, si può fare semplicemente un impianto molto semplice, come hai detto tu, mettendo sul capo d'alimentazione, sul positivo, uno shunt che fa, per esempio, anche la Victron o tante altre aziende. Sì, tantissime. E ti dice in tempo reale quanto stai consumando. Comunque, una cosa anche fondamentale della batteria a litio rispetto alle batterie AGM che abbiamo o tramite schermo o tramite applicazione del cellulare, in base a come la batteria, riusciamo ad avere sempre in tempo reale una percentuale precisa della carica restante sulla batteria. Quindi sulla AGM che dicevamo inizio video, dobbiamo vedere il voltaggio, calcolare più o meno se siamo al 50% di scarica, eccetera, eccetera. Sulla batteria a litio invece abbiamo un dato preciso. Ovvero, vediamo, abbiamo 80% di carica residua e realmente abbiamo l'80% di carica residua sulla batteria. Sì, un po' come i telefonini, insomma, sono molto esatto, più precisi. Esatto, quindi fa preciso alla funzione del cellulare, esatto. Questa è l'ultima slide che ho inserito. Diciamo l'impianto elettrico che bisogna fare, bene o male, per tutte quante tipologie di batterie da collegare sui motori elettrici. Diciamo che uscendo con i cavi di alimentazione dal motore è sempre consigliabile mettere o una presa murata o dei connettori Anderson in modo tale da poter staccare il motore dalla staffa a sgancio rapido, magari poi a riporlo o comunque portarlo a casa, dipende come dalla situazione. Ma comunque una presa murata, tipo quelle Marinko, quelle Mincoto che producono, eccetera, eccetera, può essere comoda, oppure se si può fare un collegamento economico e volante si possono utilizzare due connettori Anderson. Se quasi sempre c'è la necessità di allungare i cavi, come abbiamo detto prima, fino al pacco batterie, in maniera molto semplice, diciamo, ho riassunto più o meno le dimensioni dei cavi dicendo che utilizzando un cavo di buona qualità da 12 mm quadri riusciamo a coprire quasi tutti i tipi di installazioni, quindi anche se abbiamo un pacco batteria a 4-5 metri dal motore, con un cavo di buona qualità, ripeto, da 12 mm quadri, non abbiamo problemi eccessivi di cadute di tensione, eccetera, eccetera. Poi è normale che, come avevi detto tu, ci sono programmi che ti fanno pure un calcolo esatto in base alla distanza, in base alle potenze in gioco, eccetera, eccetera, scegliere il cavo, però su per giù ci avviciniamo sempre a questo standard che può andare dai 10 fino ai 16 mm quadri, di solito non si va di più oltre questa dimensione di cavi. Il magnetotermico, come abbiamo detto prima, è quasi sempre obbligatorio mettere sulla linea di alimentazione, quindi ricordiamo che va messo sul positivo, c'è un ingresso e un'uscita
quindi dalla linea che va dalla batteria verso il motore, e solitamente si utilizza uno da 60 ampere. E poi in base a come è collegata alla batteria, in base alla batteria che stiamo utilizzando, ovviamente i morsetti, i connettori Anderson, gli occhielli, perché le batterie possono avere vari tipi di collegamento, dalla batteria classica che c'è i poli come la macchina, alle batterie che hanno i poli a vite come le AGM, tutte le AGM, o anche molte batterie a litio, o connettori Anderson se ci sono le batterie come la SH che c'è l'attacco diretto sui cavi. Quindi diciamo questo su per giù è lo schema proprio base per costruire un impianto elettrico per il collegamento dei motori elettrici. Poi di caso in caso ovviamente bisogna vedere cosa aggiungere, cosa modificare, che sezione utilizzare, se ci va a fare il sistema di ricarica in barca o se si porta a casa. Insomma, ovviamente come abbiamo sempre detto anche nel precedente video, conviene sempre affidarsi a un installatore preparato, un installatore che sa quello che sta facendo, perché ovviamente ne va poi della sicurezza in barca di tutto l'impianto, e l'impianto elettrico dovrebbe essere una delle cose principali fatte per bene, sia per quanto riguarda l'elettronica e i motori principali, sia per quanto riguarda l'impianto del motore di prua. Assolutamente, pianto elettrico è una cosa che bisogna assolutamente che sia fatta con un progetto, con un'idea, con tutta una serie di conoscenze che per fortuna o purtroppo non sono disponibili a tutti. Ecco, non fidatevi assolutamente di solo video su YouTube, che so che tante persone mi dicono ma io ho visto già un 4 o 5 tutorial, adesso mi sento in grado di... Sì, per l'amor del cielo, ti possono aiutare, però... per impianti molto semplici. Se abbiamo degli impianti un po' più complessi, per esperienza vi dico, cioè è meglio veramente affidarsi a un tecnico, a un professionista che ti sa dire cosa fare, come fare, eccetera. Ci sono talmente tante varianti che anche per uno come me, che comunque è nel settore, non posso mai dire di no, perché sono anni che seguo queste cose, ma piastre di massa, zinchi, sistemi di massa, correnti galvaniche, e potrei parlare per un'ora a dirvi tutte le problematiche che nascono su degli impianti che non sono neanche troppo complessi e che dopo pregiudicano completamente il funzionamento degli strumenti, o all'80%. Io ho visto ecoscandagli che devono mantenere il gain al minimo proprio perché se lo alzavano un po' gli entravano un sacco di disturbi dati proprio da un'installazione fatta male. Quindi, allora, questi video servono per farvi capire che il mondo è abbastanza complicato e quando andate, vi rivolgete a un professionista, è veramente importante che questo professionista sia appunto preparato e che le cose vengano fatte nel migliore dei modi. Come avete visto, è un mondo complicato, non è sufficiente andare a ordinare su Amazon o in Cina AliExpress una batteria e collegarla, bisogna sapere un po' di cosa. Bene Fabio, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché ce ne saranno altri di video sempre molto interessanti come questo. Io ringrazio tantissimo Fabio perché ci ha veramente regalato delle perle di saggezza, direi, questa sera sulle batterie per i motori elettrici di prua. Grazie di tutto, il prossimo video sarà sulle batterie invece classiche, su un impianto elettrico classico per la barca, quindi stacca batterie, carica batterie servizi, batterie motori, ripartitori, cosa sono, come servono, filtri antidisturbo, quando vanno installati, quando non vanno installati, cioè tutta una serie di cose che riguarda l'impianto elettrico di base proprio della barca. Così finirò, finalmente chiuderò questo ciclo che è partito proprio con i pannelli solari, dopo siamo arrivati ai motori elettrici di prua, adesso abbiamo fatto le batterie per i motori elettrici di prua, dopo faremo le batterie e l'impianto elettrico. Vi ringrazio tantissimi, siete veramente in tanti che ci seguite, che ci date consigli, commenti. Non ho salutato tutti perché sennò veramente saremmo stati qua 10 minuti solo a salutare. E ci vediamo al prossimo video, Fabio, allora. Va benissimo, grazie di tutto e buona serata. Un saluto a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima.